perché mi viene proprio da farvi una domanda collettiva. Se io dico la parola regola, a voi proprio emotivamente, di pancia, senza pensare, a voi viene da esultare o vi casca le braccia? Vi casca le braccia. Le regole vi piacciono o no? E perché? Perché ha detto Nicola, con una voce altissima che avete sentito tutti e quindi non lo ripeto, ma sì che lo ripeto. Ha detto, le regole non vi piacciono perché voglio fare quello che voglio. Ma secondo voi, vediamo un pochino, voglio fare quello che voglio. Nicola, lei è sicuro che... Scusa, te ragazzi, non perché sennò... Sì, dai, poi lo vedo. Grazie. È una buona regola. Dai. Allora, le chiedo, ma lei è sicuro che le regole siano antagoniste del fare quello che vuole? Sa che non è antagonista? Contrario. Si contrappongono. Contrapporsi lo sa. Siano contrari. È sicuro che siano all'opposto, cioè la regola le impedisce di fare quello che vuole. Sì. E quando? Se lo tiene così non capisce niente. Dai, sì. È un buon consiglio, tenere il microfono davanti alla bocca. Pensi che anche questa è una regola. Se uno vuole farsi ascoltare, deve tenere il microfono davanti alla bocca. Questo fatto le toglie la libertà. No, le toglie la libertà. Questa regola non le toglie la libertà. E poi fare quello che vuole. Nicola, lei è sicuro di poter fare quello che vuole? Lasciamo perdere un po' le regole, no? Ma direi proprio di natura. No? Perché, per esempio, non può bere e dormire contemporaneamente. Se ci pensiamo un attimo, poi io parlo poco veramente perché non c'è tempo, le domande sono tante. Ma pensiamoci tutti quanti un attimo. Non è che la libertà consista sempre in una scelta. Cioè, io voglio fare quello che voglio e vuol dire che uno sceglie. Tra le possibili prospettive, tra le possibili alternative, se ne sceglie una. Se non si può bere e dormire contemporaneamente, uno sceglie, o bevo o dormo. Giusto? Il che vuol dire che libertà comporta sempre una rinuncia. L'esercizio della libertà comporta inequivocabilmente, ineludibilmente, conoscerei queste parole? Senza dubbio, una rinuncia. Cioè, noi abbiamo l'idea che libertà voglia dire non avere limiti. Invece, caspita, quanti limiti ha? Cioè, tutte le volte che scegliamo una cosa, rinunciamo a tutte le altre. Per esempio, per dire, voi... Allora, si sta zitti, non serve. Per esempio, adesso passerete tutti l'esame in terza media, brillantemente qualcuno. Cioè, anche se fate gli scongiuri non c'entra niente, passa chi ha studiato, non passa chi fa gli scongiuri. E poi avete da scegliere cosa farete dopo cosa farete, cosa fare. Elisa, cosa fare? A grande. A grande, lei? Martina. Ecco, Elisa fa Agraria e Martina fa grafica. Facendo Agraria, Elisa rinuncia a fare il liceo classico, il liceo scientifico, l'istituto alberghiero e le scienze di socio, qua e là, su e giù, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, libertà e limite vanno necessariamente insieme perché siamo degli esseri umani.
cos'è che fa questa sera? Cioè, se è una cosa che può dire. Stasera cosa fa? Sta a casa. Sceglie di stare a casa vuol dire che, allora, siccome sceglie di stare a casa, rinuncia a andare al cinema piuttosto che a trovarsi in piazza con gli amici, eccetera. Sono tutte cose che non ci sono. Lei cosa farà poi quando avrà superato il scientifico? Lo stesso discorso. Ma attenzione, perché adesso questa scelta che si fa una volta superato l'esame delle medie è una scelta, cioè evidente, tra tante alternative. Ma attenzione, tutte le nostre scelte sono incontrate, hanno quella caratteristica, che scegliere vuol dire prendere, ma vuol dire anche lasciare. Allora, vedete, libertà è una parola che noi molto spesso usiamo pensando ad altro, pensando generalmente, quando noi usiamo la parola libertà, pensiamo a un'altra parola. Ve la dico io, perché io credo che quando usiamo la parola libertà pensiamo alla parola onnipotenza. Vedete che anche il microfono, il gatto parlante, sta cominciando a scombussolarsi un po', perché non ci aveva mai pensato neanche lui. Onnipotenza, cioè io posso fare tutto, e invece no. E invece non è vero, libertà non vuol dire io posso fare tutto. Vuol dire io posso scegliere. E c'entrano le regole con la possibilità di scegliere. Eh sì o no? Lei dice sì, in che senso? In che senso? In che senso c'entrano le regole? Dai che le do una mano, come si chiama? Vittoria. Metta conto che lei invece di avere 13 anni, oggi ne avesse 25 nel 1940. A 25 anni nel 1940 lei poteva votare. Come mai? Perché adesso questo qua, io secondo me, il microfono, voi pensate che sia una cosa magica, che basta tenerlo in mano così, che si sente tutto da tutte le parti. Perché non c'è ancora il diritto di voto. Cioè, le donne non avevano la libertà di scegliere le persone che avrebbero fatto le leggi. E lei oggi non ancora, ma tra 5 anni, quando compirà 18 anni, potrà votare. Perché? Perché è maggiorenne e perché oggi c'è una regola diversa. La regola dice che in Italia oggi votano anche le donne. Capito come sono collegate le regole e le libertà? Se non ci fossero le regole che ci permettono, non ci sarebbe neanche la libertà. Se non ci fossero le regole che ci permettono, per esempio, no, di decidere noi che religione avere, se vogliamo avere una religione. No, così dice la Costituzione. Una regola che dice che possiamo dire quello che pensiamo. Così dice la Costituzione. Se non ci fossero quelle regole lì, che sono scritte nella Costituzione, noi non potremmo dire quello che vogliamo, quello che pensiamo. Se dicessimo qualche cosa che non sta bene al governo, piuttosto che al Papa, piuttosto che qua, là, su e giù, saremmo messi in prigione, per esempio. Se non avessimo la religione che sceglie chissà chi,
Avremo delle difficoltà. Se non ci fossero le regole che ci danno queste libertà. Poi delle volte noi facciamo una fatica dell'altro mondo a riconoscere la relazione che esiste tra la libertà e le regole. Per esempio, il fatto che esista l'obbligo di venire a scuola fino a 16 anni. Perché, secondo voi? Perché c'è questo obbligo, l'obbligo di venire a scuola fino a 16 anni? Ci avete mai pensato? Nessuno vi ha mai così accompagnato a riflettere su come mai si deve venire a scuola fino a 16 anni. Cosa dice lei? Per istruirsi. Cioè... Ma per istruirsi perché? Sì, questo lo dico tutto. Perché per istruirsi? Perché? Per avere una cultura, perché? Per essere consapevoli perché? Perché bisogna capire che cosa succede intorno. Proviamo a sintetizzare, a vedere che cosa serve questa regola. A voi piace essere liberi, credo di sì. Abbiamo visto già che libertà coincide con scelta. Secondo voi, si può scegliere senza sapere? Pizza, per esempio, no? Secondo lei si può scegliere senza sapere? Sicuro? Ma non potrei neanche pizza, non potrei neanche scegliere dove andare a mangiare una pizza che cosa mangiare. E non l'ho mai mangiata, mettiamo che invece di avere il treno al 1:15, al 1:10, che poi a Milano ho delle altre cose da fare. Mettiamo che mi fermi qui. E mi fermo qui, mi dia voglia di mangiare una pizza, e come faccio a sapere dove andare a mangiare una pizza buona? E chiedo, mettiamo che chiedo a chi chiedo, ma chiedo, si chiedo a lui che ha uno sguardo di una persona, di una persona a cui la pizza piace moltissimo. Sì. Come si chiama? Mattia, chiedo a Mattia, è la prima ipotesi che Mattia sa dove si mangia una buona pizza, mi dice vai lì che la pizza è ottima, io ci vado e la pizza è ottima. La seconda ipotesi è che Mattia ha un fratello che fa pizzaiolo, però Mattia ha cominciato 3 giorni fa suo fratello a fare la pizza, diventerà bravissimo, ma al momento la pizza di suo fratello non è tanto buona. Però a Mattia piace moltissimo che suo fratello abbia tanti piedi. Allora gli dice, vai lì, non puoi sbagliare perché c'è un gran cartello del fratello di Mattia, pizzeria, e mangi una pizza ottima, e invece la pizza è così così. La terza ipotesi è che Mattia, appena ha saputo che oggi, ultimo giorno di scuola, io sarei venuto a parlare di regole, di queste cose qua, ha pensato, che noia, appena posso gli faccio un dispetto. Gli chiedo dove posso mangiare una pizza buona e lui mi manda a mangiare la pizza nella pizzeria in cui fanno la peggior pizza di tutta la Lombardia. Chi è che ha scelto? Chi è che ha scelto dove io mangio la pizza? Scelto io o ha scelto Mattia? Perché? Perché lui sa, io no. È impossibile scegliere, si fa finta di scegliere, ma è impossibile scegliere veramente se non si sa. E se voi venite a scuola per imparare, e cioè per sapere, vuol dire che venite a scuola per essere liberi. La scuola vi serve a essere liberi. E poi siccome queste cose qua non le sappiamo, allora per forza ci casca le braccia quando sentiamo la parola regola. A lei piace giocare ai videogiochi? Secondo lei si può giocare ai videogiochi senza seguire? No. Però, cavolo, le regole fanno cascare le braccia, cascano le braccia, non si può neanche tenere in mano la console. Io sto parlando con lei così, ma potrei parlare con chiunque, perché a tutti sono... Dai, anche lei sono cascate le braccia. Com'è? No, gioca ai videogiochi, cosa fa? Per esempio, le piace fare tutto? Mangiate, e delle volte basta. Secondo lei si può fare una torta senza che ci sia una regola?
non si può fare. E come le piace? E le casca le braccia quando sente la parola regola. E senza regole non si fanno le torte. Porca, che contraddizione! Non si può giocare ai videogiochi senza regole, perché il videogioco ha dentro una serie tale di regole che se tu non le segui perdi. Ti piace perdere o vincere il videogioco? Per vincere è necessario seguire le regole, dalla più semplice. Devi schiacciare questo tasto qua per creare quella conseguenza, per sparare piuttosto che per, non so, inciampare la rotella, tutta la a quelle più complicate che devi guadagnare un certo numero di bonus, punti, eccetera. Poi, se non ci sono le regole è impossibile giocare ai videogiochi, è impossibile fare le cose, è impossibile giocare a pallone, giocare a carte, è impossibile prendere il treno. Mettete che non ci fossero regole, l'orario ferroviario è una regola. E quindi il treno che a Milano parte alle 13:11. Non c'è regola, dice il treno quando parte, quando gli piace. Quando piace al macchinista, perché il macchinista ha rivendicato la sua libertà. E quindi il macchinista dice, ma io faccio quel che voglio. Quando parte? Quando mi aggrada, e se oggi non mi importa, non voglio partire, non parto. Vai dal benzinaio per far benzina, poi ancora non hai l'età. Ce la vede l'anno prossimo. E c'è da 14 anni. Dai, che motorino. Però mettete che tra un anno ci sarà chi ha il motorino. Voi lo chiamate motorino o non lo chiamate? Motorino. Il motorino per andarsi qua, qualcuno di voi ce l'ha. E il benzinaio dice, oggi ti faccio benzina, ottimo. Oppure, no, oggi non ti faccio benzina perché sono stufo della puzza di benzina. E la regola è che uno che ha la pompa di benzina, la benzina la fa da una certa ora a una certa ora. Dice, no, oggi chiudo, apro dalle 8 alle 8 e 5 del mattino. Tutti quelli che arrivano dopo, niente, e non accendo neanche il distributore automatico. E senza regole saremmo in una situazione disastrosa. L'unico problema è che poi le regole le facciamo noi e allora ci mettiamo dentro quello che vogliamo, e può anche darsi che ci si metta dentro, votano i maschi e le femmine no. E sì, quelli che sono di una certa etnia non possono, è vietato agli ebrei andare a scuola. Per dirne due. Allora è importante riuscire a vedere e a capire quando le regole vanno bene e quando no. E sotto questo profilo noi abbiamo una gran fortuna di avere una Costituzione che ci dice, ce lo dice lei, e lei è il punto di riferimento. Soltanto che nonostante tutte le parole che si dicono, a noi la nostra Costituzione non piace. Sì, noi facciamo finta. Facciamo finta che ci piaccia, anche gli adulti, soprattutto gli adulti, scusate. Soprattutto gli adulti, fanno tutti finta che la Costituzione gli piace, perché invece non mi piace. Perché sono un sacco che non paga le tasse. E non pagare le tasse vuol dire non amare la Costituzione. Perché la Costituzione lo dice all'articolo 53 che tutti quelli che guadagnano devono pagare le tasse, perché se non si pagassero le tasse non si avrebbero diritti, perché per avere diritti è necessario che esistano le risorse, i soldi, perché i diritti siano effettivi. Se non ci fossero le tasse non ci sarebbero le scuole, non ci sarebbero gli ospedali, non ci sarebbero i carabinieri, non ci sarebbero le strade, non avremmo l'acqua corrente in casa, non ci sarebbe la fognatura che arriva in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Mica soltanto quello. L'articolo 3 della Costituzione dice
tutti i cittadini sono importanti allo stesso modo. Siccome sono importanti allo stesso modo, allora le loro peculiarità, le loro caratteristiche, non possono essere cause di discriminazione. Si tratti che riguardino il genere, maschio o femmina, l'etnia, la religione, le opinioni politiche, la lingua e via dicendo. E poi invece pensate che discriminazione di genere esiste ancora in Italia. E pensate alla fine che discriminazione religiosa nella testa degli italiani esiste ancora adesso. Le chiese sì, le moschee no. È una discriminazione. Gli italiani non hanno mica tanto la sostituzione. Secondo me è perché non hanno ancora capito che se vogliono essere liberi è necessario che siano liberi anche gli altri. E allora la Costituzione è scritta sulla carta e poi però non è praticata. E questo, guardate, riguarda un pochino tutti, riguarda anche noi, qui, anche voi alla vostra età. Molto spesso. C'è qualcuno di voi che ha un fratello minore? Minore. Abbassate le mani. Voi che avete un fratello minore, quando tornate a casa da scuola e questo fratello più piccolo sta guardando la televisione un programma che non vi piace, cosa fate? Dite, beh, mettiamoci d'accordo, tu adesso guardi così, poi guardo. Oppure dai quattro le comando se non trovo lo spero. Questo atteggiamento va d'accordo con la Costituzione o cosa? Non va d'accordo con la Costituzione, ma neanche per idea. Tutte le persone sono importanti allo stesso modo, sia fratello maggiore che fratello minore. E allora minacciare. A voi piace la mafia? No. Vi piacerebbe che sparisse la mafia? Mi dite dal punto di vista della qualità, non della quantità, perché sotto il profilo della quantità lo so anch'io che c'è una differenza incredibile, ma sotto il profilo della qualità, mi dite che differenza esiste tra dire al proprio fratello più piccolo dai quattro le comando se no ti spacco la faccia e dire al negoziante pagami il pizzo se no ti incendio il negozio? Che differenza c'è qualitativamente? Nessuna. Allora, potete pensare che la mafia sparisca se il modo di ragionare della mafia è uguale a quello del fratello maggiore? Ma perché mai dovrebbe sparire? Se esiste un modo di pensare che è un pochino quello che assomiglia alla mafia, allora, perché la Costituzione sia vera, è necessario che noi la rispettiamo. Ma non perché siccome è una legge allora si rispetta, no? Perché se la rispettassimo staremmo meglio tutti. E voi, per esempio, non avreste una incertezza così forte sul vostro futuro, la possibilità di trovare un lavoro. E chissà se quando avrete la mia età il mondo ci sarà ancora. Perché? È perché siamo noi che facciamo le cose. Siamo noi che creiamo la cultura, il modo di pensare. Poi sapete chi era Beccaria? Cesare Beccaria. No, peccato perché lo chiederanno l'esame. Quindi segnatevi Cesare Beccaria, andate a ripassarlo. Perché sicuramente l'avete incontrato. Nessuno di voi sa che fosse Cesare Beccaria. No, come niente, hai detto sì. Ha detto sì? Chi era? Sta diventando sempre più vostro. Adesso è Balmazza. Si deve sapere. Sì, era il nonno di Manzoni, ma oltre che essere il nonno di Manzoni, era famoso per che cosa? Sì, ho visto, ce ne sono due o tre.
ma vorrei sapere. Dai, allora aspetta che vedo. Sì, allora, certo. Perché è uno dei maggiori esponenti dell'illuminismo a Milano in quel periodo. E il periodo bisogna poi essere. Ma lei si ricorda cosa ha scritto? Oltre che qualche cartolina. Chi è che lo sa? Lei, la macchina. Dei delitti e delle pene. Ha scritto dei delitti e delle pene. È diventato, salvo che a Casal Maggiore, è diventato famosissimo perché arriva in tutte le parti del mondo. Perché lui ha scritto questo libro, dei delitti e delle pene, che era un libro che era molto contrario, oltre che alla pena di morte, anche ai supplizi, alle torture. L'orda, le persone che commettevano un reato, e mica metteva bene, veniva messo in prigione, venivano torturate. La pena era la tortura, faceva delle cose terribili, veramente terribili. Arriva Beccaria, scrive il suo libro e tutti a dire, ma guarda come bravo, come pensa bene Beccaria, nel giro di 2 o 3 decenni i supplizi vengono aboliti. Allora, ma secondo voi, se Beccaria, che ha scritto il suo libro nel 1764, se Beccaria avesse scritto il suo libro nel 1600, sarebbe stato abolito il supplizio o sarebbe stato abolito Beccaria? Credo proprio Beccaria. E che cosa è cambiato dal 600 al 700 perché invece di abolire Beccaria hanno abolito il supplizio? Cos'è cambiato? Lei stava pensando a tutto fuori che a Beccaria. Ma pensi un po' che magari, no, adesso io non scherzo, ma magari mi interrogano su di cosa. Perché, come diceva la vostra compagna, si chiama? A chi è stato uno dei massimi esponenti dell'illuminismo di Lombardia. Magari mi interroga su Beccaria. Quindi pensatelo, ma poi adesso sono le 11 passate, le 11 e un quarto, bisogna passare sul tavolo. E resistete per 3 quarti d'ora ancora, non sono tantissimo. Magari mi serve anche per l'esame. E cos'è cambiato? È cambiato il modo di pensare delle persone. Nel 700 le persone pensavano che fosse giusto torturare chi aveva commesso un reato. Nel 700 no, hanno smesso di pensare che fosse giusto. Allora pensate come siamo importanti noi effettivamente per cambiare le cose. Perché dipende da quello che pensiamo. Se pensiamo che sia giusto dire al fratello minore da qualche domanda, se no ti spacco la faccia, lo facciamo. Se pensiamo che sia sbagliato, poi non lo facciamo. Se mettiamo dentro una convinzione profonda che sia sbagliato, dai, magari qualche volta ci scappa, ma veramente. Dai, allora, passiamo alle domande, cominciamo da qua. Che è stata proposta in questo periodo? Cioè la riforma della Costituzione? Io penso, non volete che sia dettagliato? Da dove arriva? Io penso, la mia opinione è che ci sono delle cose utili. Per esempio, secondo me è utile l'abolizione delle province. E poi, ma lei la conosce un po'. Allora, l'abolizione delle province, l'abolizione la fissazione di un tetto ai compensi dei consiglieri regionali, secondo me sono
E però sotto profilo della riforma elettorale, secondo me, allontana ancora di più i cittadini dai loro rappresentanti. E questa secondo me è una cosa più fondamentale. Secondo me non lo è. Poi io vi chiedo anche, non so se voi lo sapete, no? Che il Senato passa da 315 a 100 membri. I quali sono? 21 sindaci, 74 consiglieri regionali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Allora, io mi chiedo, come fa? Magari il sindaco di un posto molto piccolo, forse, ma come fa uno contemporaneamente a fare il sindaco e il senatore? Com'è che fa? Il sindaco di Milano firma 300 documenti al giorno. Com'è che fa a fare contemporaneamente il senatore? Magari il consigliere regionale può, ma se può uno si chiede, ma se può fare anche un altro lavoro, ma forse ci sono troppi consiglieri regionali. No? Eh sì, forse ce ne sono troppi. Allora magari abbattiamo il numero. Poi va bene che essendo il Senato delle Regioni ci siano delle rappresentanze delle Regioni. Ma allora magari facciamo anche che ci siano dei consiglieri regionali che vengono nominati soltanto per far quello. E tutte queste cose non sono più viste. E allora io sono molto pazzo. Sono perplesso, secondo me la riforma così come è stata fatta, allontanando i cittadini dai loro rappresentanti e avendo queste pecche sulla funzionalità, ce ne sono anche altre, è una riforma che secondo me non andrà bene. Altra domanda? Secondo lei quali articoli della Costituzione in questo periodo sono i più importanti per l'Italia? Secondo me l'articolo fondamentale, la base di tutto il resto è conseguenza dell'articolo 3, che dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Vuol dire, vi dicevo prima, che tutti noi siamo importanti tanto quanto gli altri e che le nostre caratteristiche personali, uno è alto, uno basso, uno maschio, uno femmina, uno di una certa etnia, uno di un'altra, uno cristiano, un altro islamico, un altro non ha nessuna religione, uno ha idee politiche di qua e un altro di là. Tutte queste cose non incidono sulla nostra importanza. Siamo tutti importanti e tutti importanti allo stesso modo. Tutto il resto viene di dire. Allora, siccome noi siamo tutti importanti allo stesso modo, allora l'Italia è una democrazia. Articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica. È una repubblica democratica, il governo appartiene a tutti noi, perché siamo importanti allo stesso modo, se fossimo importanti in un modo diverso, prima del 1946 si pensava che fossero più importanti i maschi, allora votavano soltanto i maschi. Era una conseguenza logica. Votano i maschi perché i maschi sono più importanti, perché sono capaci, non hanno la leggerezza d'animo. Questo si diceva la debita salmi, che invece hanno le femmine. E allora sono soltanto loro capaci di governare. Siccome sono soltanto loro capaci di governare, allora soltanto loro possono votare, no? La Costituzione dice il contrario. Siccome tutti siamo importanti allo stesso modo, allora votano tutti. Ma non soltanto votano tutti. E tutti amministrano per quel che è possibile amministrare. Che vuol dire possono firmare per il referendum, possono inviare petizioni alle Camere, possono presentare,
disegni di legge, le camere, proposte di legge, possono manifestare il loro pensiero, possono riunirsi, eccetera, 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 eccetera. E siccome tutti siamo importanti, allora la scuola è aperta a tutti. Cioè, tutti possono andare a scuola. E se si fanno male, tutti, chiunque di noi può essere curato, eccetera, eccetera, eccetera. È riservato il domicilio di ciascuno di noi, nessuno può entrare in casa nostra senza che ci sia un ordine del giudice. E nessuno può violare la nostra corrispondenza, eccetera, 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 eccetera. Tutto parte dall'articolo 3. Se dovessi scrivere un articolo, quale tema tratterebbe? Un articolo di legge. Ah, sulla Costituzione, io inserirei nella Costituzione la regola che tutti quelli che nascono in Italia sono cittadini italiani. La Costituzione. La Costituzione parla di cittadinanza, ma non dice come si diventa cittadini, lo dice una legge ordinaria, cioè una legge più bassa della Costituzione. Secondo me sarebbe importante mettere dentro la Costituzione questa regola, che è una regola che esiste in altri paesi, negli Stati Uniti d'America chi nasce lì, anche se sua mamma passava di lì per caso, no? Mettete che la data del parto era prevista per il 27 di giugno, e quindi la mamma va a fare un viaggio con suo marito, passa per gli Stati Uniti, il parto è leggermente prematuro, il 20 di giugno nasce il bambino all'aeroporto di Chicago. Quel bambino lì è americano. Se è italiano, allora copia cittadinanza, contemporaneamente la cittadinanza italiana e la cittadinanza statunitense. Invece da noi no. Poi metterei anche delle altre cose, però la prima cosa che metterei è questa qua. Nella Costituzione sono presenti gli articoli sull'importanza del lavoro. Ormai però molti giovani non trovano un lavoro e molti non lo perdono. Non mi sembra che questi articoli oramai siano solo parole stampate su carta e non principi essenziali che il governo dovrebbe tenere presente nella sua politica? Sì, no, dovrebbe tenere presente, però dovrebbe anche avere i soldi per poterlo fare. E se gli italiani pagano così in pochi le tasse, poi alla fine i soldi non ci sono. Peraltro io devo dire che noi abbiamo anche un'idea abbastanza, adesso sto prendendo questo qua perché vi leggo un articolo della Costituzione. Abbiamo un'idea abbastanza approssimativa di quel che dice la Costituzione sul lavoro. No. La Costituzione all'articolo 4 dice, attenzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro vuol dire che tutti possono lavorare se vogliono, ok? E promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Allora, promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto non vuol dire garantisce il diritto, dice fa in modo che per quanto è possibile il diritto possa essere garantito, nel senso che se uno vuole lavorare, il lavoro deve trovare. Però gli italiani non pagano tasse per 160 miliardi all'anno. Non pagando tasse per 160 miliardi all'anno diventa abbastanza difficile riuscire a creare posti di lavoro. Noi continuiamo a pensare che la responsabilità sia delle istituzioni, del governo, per esempio. E ce l'ha anche lui il governo le sue responsabilità, perché magari i soldi che ci sono li spende non sempre bene. E però ce l'hanno ancora di più i cittadini italiani, che da una parte il governo l'hanno fatto. Attenzione, perché noi pensiamo che
cioè noi ci lamentiamo dicendo il governo nessuno ha votato il Presidente del Consiglio. Guardate che non è previsto dalla Costituzione che il Presidente del Consiglio sia eletto dai cittadini, ma neanche per idea. Non è neanche previsto che sia un membro del Parlamento, neanche per idea. Noi abbiamo delle idee strane, la Costituzione non la conosciamo, ce la inventiamo giorno per giorno, volta per volta, a scuola. È vero però che invece noi scegliamo le persone che al governo danno la fiducia. Se il governo non ha la fiducia del Parlamento, sale. E il Parlamento, e lo scegliamo noi, dice non scelgo il nome, vabbè, ma scelgo l'orientamento. Scelgo il modo di pensare, il modo di intendere, il programma, e quello lo scegliamo. Allora, se non c'è lavoro a sufficienza perché sia garantito a tutti il diritto, dipende dal governo, sicuramente, dal Parlamento. Più di tutti dipende dagli italiani, da ciascuno di noi. Perché se non creiamo le condizioni perché esistano le risorse per creare posti di lavoro, vi saluto. Altra domanda? Qua sto finito. Dai. Ok. Qui non. Secondo lei è possibile realizzare una società veramente orizzontale? Cosa può fare lo Stato? Ma io credo che magari proprio orizzontale, proprio del tutto, una società perfetta, insomma, secondo me è impossibile perché noi siamo imperfetti. Però è possibile avvicinarsi molto a una società perfetta. Già in giro per il mondo di società più orizzontali di noi ce ne sono. La Norvegia, io sono venuto, col figlio del professore è venuto a prendermi al treno e mi ha accompagnato qui e lui vive in Norvegia, ne abbiamo parlato un po', io in Norvegia sono stato, l'ho vista, è molto più orizzontale, ma molto più orizzontale di noi, ma veramente molto 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 più orizzontale. Se noi fossimo orizzontali come la Norvegia, caspita, sarebbe una società completamente diversa, non ci sarebbe discriminazione di genere. E le coppie con i figli sarebbero veramente aiutate. E sarebbe garantito a tutti tutto quello che è necessario. In Norvegia la gente non ha la preoccupazione, chissà se riceverò la pensione, perché la riceverà. Perché? Perché ha cominciato a mettere via i soldi da un certo tempo. Dopodiché loro hanno più facilità di avere risorse perché per esempio hanno il petrolio. A parte il fatto che anche noi un po' di petrolio ce l'abbiamo, e però questo petrolio alla comunità non rende praticamente niente. A parte questo fatto, e poi noi altre risorse, chissà quante ne potremmo avere. L'Italia è un complesso di opere d'arte di guai, ma non siamo capaci di farle rendere. Allora, si può andare verso una società più orizzontale. Non è tanto il Parlamento, il governo che può fare, possono fare i cittadini. Perché se noi avessimo un dittatore, allora sarebbe lui quello che fa e disfa, no? Ma noi non abbiamo un dittatore, noi abbiamo un Presidente della Repubblica che cambia ogni 7 anni, abbiamo un Presidente del Consiglio che dovrebbe durare in carica 5 anni, tempo della legislatura. È lo stesso Parlamento. E tutte le volte lo cambiamo, chi è che, lo ripeto, chi è che dice? Coloro che fanno le leggi e che hanno anche il compito di dire questo governo sì, questo governo no, adesso ci scegliamo noi. E loro sono in conseguenza di come abbiamo scelto noi. Qui ce ne sono altre. Quali sono le principali differenze tra i corrotti di ieri e quelli di oggi? Come si può risolvere la corruzione? Allora, primo che i corrotti di ieri sono più vecchi. Perché è passato il tempo? No, adesso la differenza sta nel fatto che prima
esisteva una specie di, tra virgolette, giustificazione, che poi giustificazione non era, e cioè la corruzione era molto legata al finanziamento illecito dei partiti. Cioè la parte che le persone si mettevano in tasca dei soldi che arrivavano dalla corruzione era limitata rispetto alla parte che i corrotti versavano al proprio partito. Okay. Allora uno diceva, no, io non lo faccio per me, lo faccio per il partito, poi se qualcosa mi resta attaccato alle mani e si sa che i soldi sono appiccicosi, quindi... E però si giustificava, cioè, il mio partito ha bisogno di soldi perché se no, se è povero non può farsi pubblicità, farsi vedere e quindi non lo vota nessuno. Oggi invece il finanziamento illecito ai partiti è molto limitato, almeno per quel che si sa. E i soldi invece, i corrotti di oggi, se li mettono quasi tutti in tasca. La corruzione vent'anni fa, insomma, quando abbiamo fatto Mani Pulite, era proprio un sistema molto organizzato, con delle regole molto precise. Oggi la corruzione mi sembra molto più anarchica, insomma, che va abbastanza a spanne, non è organizzata come allora. Ce n'è come quantità più o meno quanto ce n'era allora. Però c'è questa differenza, che allora era più organizzata, era proprio un sistema. E basta come questo. Tra le domande che i bambini hanno posto, a quale è stato per lei più difficile rispondere? Ma forse adesso mi viene in mente così di corsa quella sulla differenza tra cos'era Stato-Nazione e la Repubblica, forse. Perché lì hai da fare comunque un discorso abbastanza tecnico a bambini che fanno fatica a comprendere un linguaggio tecnico. E allora devi riuscire a trovare, a inventarti le parole che servono per far capire qualche cosa di molto complicato. Sono quelle lì le domande che mettono più in difficoltà, quelle che riguardano proprio la necessità di trovare un linguaggio adatto alla persona che riceve la risposta. In classe abbiamo letto due suoi libri, Sei stato tu, la Costituzione attraverso le domande dei bambini e le regole raccontate ai bambini. Cosa l'ha portato a scrivere questi libri? Lo stesso motivo per il quale io mi sono dimesso dalla magistratura. Io ormai sono 9 anni che ho smesso di fare il magistrato. Potevo continuare a farlo per altri 14 anni. Allora il magistrato, quando mi sono dimesso, andavo in pensione a 75 anni. Adesso non ho ridotto con in pensione a 70. E quindi oggi sarei ancora magistrato perché non ho compiuto ancora 70 anni. E però ho deciso di dimettermi perché di solito lo spiego con una metafora. Perché a un certo punto mi sono trovato come un idraulico che un giorno viene chiamato lo signore, perché questo signore si alza la mattina, va in cucina per bere un caffè, apre il rubinetto, l'acqua non esce. Non esce l'acqua, allora chiama l'idraulico, per cortesia venga a aggiustarmi il rubinetto che non mi esce l'acqua. Che non mi dà l'acqua, e quello arriva e comincia, lavora e cambia questo, sostituisce quello e smonta, rimonta. Non c'è niente da fare, l'acqua non arriva. Allora a un certo momento si chiede, ma vuoi vedere c'è qualcosa da guardare prima del rubinetto per far venire l'acqua? Segue le tubature, arriva in cantina si trova davanti al rubinetto centrale, quello che porta acqua a tutti i rubinetti del condominio. Lo guarda, ritira fuori fer, si rimette a lavorare, lavora tantissimo. Ma alla fine torna in cucina, apre il rubinetto della cucina e l'acqua esce. Ecco, è come se io per 33 anni, intanto sono stato in magistratura, mi fossi occupato del rubinetto della cucina. Cioè, per quanto impegno ci si mettesse, per quanto lavoro si facesse, non c'era niente da fare, la giustizia funzionava malissimo. Allora a un certo punto mi sono chiesto, ma vuoi vedere che perché in questo paese ci sia giustizia è necessario fare qualche cosa di diverso? Qualche cosa che sta prima dei tribunali e i giudici e gli avvocati, tutte queste robe qua.
mi sono guardato in giro e ho trovato il rudimento centrale, che è la relazione che esiste tra ciascuno di noi e le regole. Se non ne capiamo il perché, se non capiamo l'influenza che hanno sul nostro organizzarsi, sulle relazioni con gli altri, eccetera, non le osserviamo. Ma se non le osserviamo, queste, le regole che arrivano dalla Costituzione, non c'è giustizia. Ho smesso di fare magistrato e mi sono messo a in giro per le scuole, eccetera. Tra le altre cose, anche a scrivere libri, perché possiamo comunicare con la parola, ma possiamo comunicare anche con quello che scriviamo. Voi ci avete lavorato, voi siete stati con me, anche se io non c'ero, un sacco di tempo leggendo le cose che ho scritto. E non era necessario che ci fossi io, bastava che ci fosse il mio pensiero. E il pensiero si comunica attraverso le parole, ma anche attraverso i libri. E questo è il pensiero. Prego, chiedo scusa. È difficile fare il giudice? E come si fa ad essere oggettivi nel giudicare? E come si fa? Allora, come si fa ad essere oggettivi? Bisogna scrivere, il giudice deve scrivere i motivi per i quali ha deciso. Cioè scrivere sentenze, le sentenze sono esattamente queste. E io credo che sia, comunque, non è, come vedete, non è, in effetti non è facile essere obiettivi, però si è controllabili. Se uno scrive delle cose che in una sentenza, delle cose che non vanno bene, che non hanno logica, eccetera, allora succede che qualcun altro verifica, controlla, e magari cancella la sentenza. In Italia ci sono tre gradi di giudizio, il primo grado, la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione. Se sbaglia il giudice di primo grado, dovrebbe porre rimedio all'errore il giudice di secondo grado, il giudice d'appello. È difficile perché noi, per quanto, anche senza saperlo, siamo condizionati da una serie di elementi. E allora, per fare bene il giudice è necessario essere indipendenti non soltanto dal governo, dal Parlamento, dalla Chiesa, dalle associazioni, eccetera, ma essere anche indipendenti nei confronti di se stessi. Cioè è necessario riuscire a togliere completamente qualsiasi pregiudizio, cosa che sta prima del giudizio, per riuscire ad essere assolutamente imparziali. E ci sono dei magistrati che ci riescono, io credo, spero di esserci vicino sempre, e ce ne sono che invece non riescono. E allora fanno delle sentenze sbagliate. Può succedere, io spero che siano pochissimi, però succede. Senza arrivare ai magistrati che fanno corrompere, perché qualcuno ogni tanto l'abbiamo trovato. È difficile, sì, però per fortuna si può controllare. Negli Stati Uniti c'è un'altra idea, e l'idea è che non giudicano i giudici, ma giudica il popolo. Ci sono le giurie, e le giurie non devono giudicare, perché il popolo non motiva queste decisioni. Allora lì c'è una natura veramente quasi parossistica, cioè molto 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 attenta nel momento in cui si scelgono le giurie. Le giurie vengono estratte a sorte, poi però sia il pubblico ministero che il difensore hanno il diritto di ricusare, e cioè di rifiutare le persone che stanno nella giuria, che saranno rimpiazzate da altri, perché per esempio hanno manifestato un pensiero razzista, per dire, no? Oppure un pensiero discriminatorio per quel che riguarda il genere, e così via. Ok, ho risposto abbastanza. Altra domanda qua? Da piccola aveva già in mente di diventare magistrato, anche lei si poneva tutte queste domande sulla Costituzione.
cioè da piccolo quarto. Quando avevo 2 giorni sicuramente no. Anche quando avevo 3 anni. No, io credo che... Io ho scelto di fare il magistrato quando facevo liceo. Cioè sui 17-18 anni ho scelto di iscrivermi a giurisprudenza per fare il magistrato, per fare il giudice in particolare. Poi io sono stato giudice e pubblico ministero più o meno lo stesso numero di anni, tra i 16 e mezzo da una parte, 16 e mezzo dall'altra. Alla vostra età, che già non siete tanto piccoli, io avevo altri problemi rispetto a scegliere che cosa fare da grande, come credo che anche voi ce ne abbiate un sacco di problemi della vostra età. Adesso si potrebbero elencare, perché state anche passando un periodo della vita molto, molto difficile. Eh sì, nel senso che si passa, proprio nelle medie che si passa dall'essere bambini a diventare adolescenti. E non è un cambiamento da niente. Allora io ero molto preso da quelle cose. Altra domanda. Ecco. È acceso. Nello svolgere il tema sulla Costituzione ho cercato di trovare la parola che per me meglio rappresenta questa legge straordinaria. Per me è noi, perché la Costituzione è ciò che ci permette di vivere in armonia con noi e tra di noi. Per lei? Beh, anche per me. Anche per contemporaneamente noi, ma è anche ciascuno. No? Perché noi, attenzione, se ci fosse soltanto il noi, e non avesse rilievo anche la singola persona, allora le minoranze sarebbero emarginate, no? Perché il noi è importantissimo nel momento in cui ci si accorge che noi vuol dire ciascuno insieme agli altri, però anche ciascuno. Invece, delle volte succede, se voi leggete i giornali, se sentite la televisione, che qualche volta questa parola noi viene usata come in contrapposizione a loro. Invece per la Costituzione tutti siamo noi. Proprio tutti siamo noi. Anche chi la pensa diversamente, anche chi ha una religione diversa e così via. Allora sì, io sono d'accordo. Con questa presentazione sono d'accordissimo. Altre domande qua ce ne sono? No. Qui neanche. Cioè, abbiamo finito i terrestri, nel senso quelli seduti a terra. E possiamo andare avanti. E invece qui ce ne sono, voi siete che domande mai. Qui ce ne sono altre domande. Sì o no? Mentre invece mi sembra che là ci fosse una domanda. Cioè adesso, quelli che avevano alzato la mano stanno facendo dei conti e dicono se ci vuole un quarto d'ora per le prestazioni e lui se ne va a mezzogiorno, se stiamo zitti a mezzogiorno ce ne andiamo anche noi. Che è un argomento assolutamente logico. E quindi le mani sono cascate. Vabbè, allora non ci sono più domande, possiamo passare all'ultima fase, a quella della premiazione dei lavori.